Ciao amici di Fungo Magia, un saluto da Macinator. Benissimo, oggi sono qua per rispondere con questo video a una delle innumerevoli domande che mi ponete. Macinator, cos'è meglio per i nostri funghi porcini o funghi in generale? La pioggia o la grandine? Benissimo, io vi risponderò rapidamente. La grandine. E ora vi spiego anche il motivo. Primo motivo, la pioggia chiaramente quando scende dal cielo può avere un'intensità più o meno elevata, o può anche venire anche proprio poca poca, anche magari in maniera violenta come in maniera leggera. Bene, questo è importante saperlo perché? Perché quando siamo nel bosco, che quindi viviamo il bosco, oppure siamo lì e possiamo notare l'intensità della pioggia, ci potremo rendere conto che una pioggia molto forte, molto intensa, tipo quelle temporalesche, può far sì che il nostro terreno assorbi pochissima acqua. Tante volte mi dicono, ma è venuto tanta di quell'acqua, eppure in due giorni è già asciutto, per forza, perché l'acqua se viene troppo intensa, troppo veloce, specialmente nei nostri monti, che non sono in piano, se no parleremo di pianure, i monti che sono diciamo molto in pendenza, l'acqua tende a scivolare via rapidamente e anche in brevissimo tempo, quindi l'acqua non avrà modo di essere assorbito abbastanza in profondità dal nostro terreno. La pioggerellina invece è lenta, piano piano, darà modo al nostro terreno di assorbirla, però chiaramente come tutte le cose l'acqua corre, cammina, si ferma meno, cioè quindi cosa succede? Che si andrà a fermare, specialmente quando verrà forte, nelle zone dove comunque il terreno è più pianeggiante, o nei canali, o nelle nostre carbonine, che è dove comunque ci sono quelle spianate che trovate nei boschi. Ecco lì, quando piove intensamente, l'acqua andrà a concentrarsi lì, quindi saranno delle nascite non omogenee, quindi troverete i funghi specialmente o sul piano o, come ripeto prima, nelle carbonine. Mentre quando verrà una pioggia lenta, questa verrà assorbita totalmente, ma attenzione, deve piovere per lungo tempo, piano piano, se no anche se viene piano viene assorbita ma non scende abbastanza in profondità, quindi ci vuole una pioggia più prolungata. La grandine invece è quando si ferma praticamente sulla nostra superficie del bosco, sia in pendenza che in piano, insomma in ogni dove si ferma la grandine, avrà un discioglimento molto lento, quindi il terreno avrà modo di assorbirla in profondità totalmente, quindi non andrà sprecata neanche una goccia, perché tutta l'acqua che viene di un temporale lo andremo a trovare riversato nei nostri torrenti, nei nostri fiumi, nei nostri canali, mentre la grandine no, lì è e lì rimane e si scioglie tutta quanta, totalmente, perché la grandine non è altro che acqua ghiacciata. E molti penseranno, eh sì, però è ghiacciata, allora raffredda il terreno. Tenete conto che le nostre grandinate verranno nel periodo tra la primavera e l'autunno, quindi sono periodi in cui nascono i nostri porcini, i nostri funghi, e quindi le temperature sono sempre abbastanza calde, o perlomeno susseguite subito dopo una grandinata da sole caldo, aria calda. Quindi questo non darà modo di raffreddare più di tanto il nostro terreno, lo farà magari nei primi millimetri della superficie. Se andiamo poi in profondità, questo non è, chiaramente non darà nessun tipo di problema. Mentre invece il fatto proprio che si possa sciogliere lentamente darà respiro e modo al terreno di assorbirla totalmente, quindi darà modo al terreno di fermentare, perché quando piove chiaramente normalmente dopo 2 o 3 giorni viene magari tra l'aria calda e il sole, tende ad asciugare tutto ciò che è superficie, no? Allora necessita che l'acqua vada in profondità, e la grandine è il miglior modo per far andare l'acqua in profondità. Ecco perché vi dico che tra una pioggia, un temporale d'acqua e una grandinata, sicuramente quello che ci darà maggior frutti e soprattutto in maniera più omogenea sarà proprio la nostra grandine. Quindi direi che ho risposto a quella che voi mi domandate spesso e volentieri, a questa domanda qua. Quindi direi che posso anche concludere questo video dandovi appuntamento alla prossima battuta di funghi. Vi ringrazio tutti quanti per la grande fiducia che mi date, spero in qualche maniera chiaramente di esservi d'aiuto, e grazie ancora di cuore perché stiamo
viaggiando verso la quota 10K, quindi 10.000 iscritti. Io vi ringrazio veramente tanto, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, un bel like qua sotto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, tanto è gratis, vi costa poco. Sotto qua al video c'è una piccola linguetta rossa con scritto iscriviti, la pigiate e l'iscrizione è fatta, quindi molto molto rapida come cosa. E se poi vi è piaciuto veramente tanto questo video qui, per dare una risposta anche ai vostri amici, condividetela nei vari social, ok? Facebook, Twitter e via dicendo, tutti quanti. Vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima. Ciao dal Macina e dal mondo di Fungomagia.